studio. Fischio d'inizio. Passaggio tiro. In testa, come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti, un'ora dopo voce di popolo che è andata in onda con Raffaele Aurema, Andrea Falco e Paola di Genova. Arriviamo noi, Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia, staremo insieme sino alle 14. E allora è l'immediata vigilia di Napoli-Atalanta, il primo match di questo febbraio di fuoco terribile, con 8 partite, 4 di campionato tra cui Juventus e Atalanta, 2 di Europa League con il Granada, squadra spagnola, sedicesimi di finale della competizione europea, e le due semifinali con l'Atalanta oggi e poi il ritorno a Bergamo il 10 di febbraio. Questa sera ovviamente sarà una grande notte di calcio dedicata al Napoli e saremo insieme fino a mezzanotte inoltrata con collegamenti dallo stadio di Fuorigrotta, dal Diego Armando Maradona, e con gli aggiornamenti del match e il prepartita e il dopopartita come di consueto. Mario Palligiano è in regia. La situazione del Napoli, devo dire che è stata illustrata molto bene da un commento sul Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni questa mattina, che insomma in maniera molto sarcastica ovviamente pone l'accento sul dietrofront fatto da De Laurentiis, il quale ha veramente parlato con altri allenatori, questo scrive Zazzaroni, e adesso ribadisce invece la fiducia dopo averlo fatto in pubblico a Gattuso anche a Giuntoli. Ma qual è la verità? Zazzaroni insomma pone questo interrogativo in maniera sarcastica questa mattina sul Corriere dello Sport. La verità è che De Laurentiis, in un attimo di sfogo, forse in più di una circostanza, ha chiamato altri allenatori e ha sondato il terreno per un cambio in panchina. Non so se per questo momento o per la fine della stagione, quindi per la prossima stagione, ma lo ha fatto. Poi l'attimo di sfogo, l'attimo di ira si è placato, e quindi il presidente, poi quando è tornato lucido, quando è tornato a mente fredda, ha probabilmente cambiato un po' le sue opinioni, le sue considerazioni, venendo fuori con alcuni tweet che hanno smentito di fatto quello che avevano scritto e detto alcuni organi di stampa. È successo questo, direi che Zazzaroni questa mattina sul Corriere dello Sport ha illustrato molto bene la questione utilizzando un bel po' di sarcasmo e ironia. 339-666-9990 per i vostri messaggi. Andiamo subito dal nostro inviato Pasquale Tina per sapere come giocherà il Napoli questa sera con l'Atalanta di Gasperini. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, difesa a 3 questa sera contro l'Atalanta? Dal primo minuto? Gianluca, sembra questa l'idea della partita di stasera. Quindi il Napoli, un po' come l'abbiamo visto come disposizione tattica con la parte finale della partita con il Parma, quando è entrato Maximovic. Quindi potrebbe essere la difesa a 3 con Maximovic, Manolas, Koulibaly, di Lorenzo e Isaio, Mario Rui a sinistra. Al centro Zielinski e Bakayoko, e davanti Politano, Lozano, insieme. Potrebbe essere questa la formazione, con Ospina in porta. Ecco, devo dire che c'è questo ballottaggio Isai, Mario Rui a sinistra per il 3-4-3. Devo dire che l'interpretazione di un modulo del genere insomma si addice più a un giocatore come Mario Rui per caratteristiche piuttosto che dipende dai compiti dai all'esterno di sinistra, sostanzialmente, certo. Di spingere, se magari di essere un po' più attento. È chiaro che questa tentazione sarebbe davvero un cambio modulo. Noi abbiamo disquisito spesso 4-3-3, 4-2-3-1, che sono come dire diversi, ma poi in un certo senso sono simili, perché il centrocampista, quando lo interpretava Zielinski, insomma, a volte comunque il Napoli era un centrocampo a 3 quando costruiva, oppure a 2 con un vertice davanti alla difesa. Questo è ovviamente una novità, perché cambi proprio anche principi di gioco, e vedremo. Io credo che la tattica del Napoli sia quella di essere molto compatto e di ripartire immediatamente con sfruttando l'attacco alla profondità che ha Lozano, che sarebbe schierato da centravanti. Hai due esterni che sono bravi anche a entrare dentro al campo come Politano e Insigne,
e vedremo insomma come va. Zielinski che può sganciarsi e può anche lui insomma aggredire lo spazio, vedremo insomma se questa tattica poi funzionerà contro l'Atalanta. Gattuso si aspetta una partita dura, perché sarà una partita dura contro una squadra che vuole cancellare anche il 4-1, ricorderai, del campionato. Quindi vedremo, questa di stasera è un appuntamento importante, ci si gioca tanto, non tutto, perché poi c'è il ritorno la settimana prossima a Bergamo il 10 febbraio, però potresti indirizzare insomma la qualificazione verso la giusta direzione. Grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno per le ultimissime in casa Napoli, dunque difesa 3-3-4-3 del Napoli di Gattuso questa sera contro l'Atalanta. Pasquale, ci sentiamo stasera, buon pomeriggio e buon lavoro. E ci vediamo stasera. E ci vediamo allo stadio. Ciao. Al Maradona, 5 ore di grande calcio questa sera dedicata alla Coppa Italia, Napoli-Atalanta, semifinale di andata della Coppa Italia, qui su Radio Marte a partire dalle 19:30 sino alle 24:00. Ma adesso è il momento di... Fedele contro tutti. Enrico Fedele a tu per tu con gli ascoltatori. E allora, buongiorno ad Enrico. Ciao. Fedele, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno. Direttore, questo amico mi scrive: Gianluca, sono Francesco, hai fatto una sviolinata al tuo amico Zazzaroni per ciò che ha scritto sul Corriere dello Sport. A noi non ce ne frega niente, noi tifosi interessa solamente il presidente, come gestisce la società. Con Sarpa io non ho fatto nessuna sviolinata, ho detto soltanto che insomma, e non lo dico quasi mai, quindi una volta tanto che lo dico c'è sempre il Francesco, in questo caso il buon tempone. Sì, ma che cosa ha detto? Io non l'ho letto. Ha scritto in maniera sarcastica, ha detto: caro Rafa, il titolo non era De Laurentiis al telefono, in pratica ha detto: ma dunque Antonio Giordano ha parlato, collega del Corriere dello Sport, nostro collega e amico, ha parlato con un imitatore di De Laurentiis, nella fattispecie Pierluigi Pardo, che riesce a imitarlo molto bene, quando ha raccolto lo sfogo appunto del presidente dopo Verona-Napoli, e il presidente gli disse che avrebbe chiamato altri allenatori tra cui Rafa Benitez. Ecco, Zazzaroni dice: allora non era De Laurentiis, visto che poi De Laurentiis ha rinnovato la fiducia a Giuntoli, a Gattuso, eccetera eccetera. È una come sempre una vena ironica e provocatoria. Certo. E allora però direttore, noi l'abbiamo conosciamo l'uno e l'altro, cioè è per dire che Giordano, che io conosco da 40 anni, se dice una cosa è quella. Certo, perché e non abbiamo dubbi. Siamo in un mondo di pipperai, di notizie, di caccia alla notizia, e poi siamo in un mondo dove c'è credibilità per anni, decenni di esperienza vissuta. Perciò è stato un articolo, come sempre, provocatorio e sempre brillante di Zazzaroni, per dire: vabbè, allora mettiamola sullo scherzo. Questo voluto dire. Direttore, ci fermiamo per 2 minuti e poi torniamo da lei. Fedele contro tutti, potete già chiamare allo 081 6363 63. A tra poco. Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, con Mario Palligiano in regia. È il momento del filo diretto con il nostro Enrico Fedele. Direttore? Direttore? C'è Fedele? No, non c'è Fedele. Nel frattempo ci sono un po' di domande che tra poco proporremo al direttore Fedele. Questa sera dunque il Napoli giocherà con la difesa a 3, quella che ha concluso l'ultima partita di campionato con il Parma. Giocheranno Maximovic, Manolas e Koulibaly. Nei 3-4 centrocampisti, in pratica con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, Bakayoko e Zielinski giocheranno in mediana davanti Politano, Lozano e Insigne. Direttore Fedele, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, quindi archiviamo la situazione legata a Giuntoli e a Gattuso, siamo a qualche ora dalla partita, poi ne riparleremo magari nei prossimi giorni. Le chiedo subito: questa idea sposata da Gattuso e creata, realizzata da Gattuso con il 3-4-3, difesa a 3 con Maximovic centrale, Manolas e Koulibaly sui lati, 3 difensori centrali, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, a metà campo con Bakayoko e Zielinski in mediana e davanti Politano, Lozano e Insigne, che tipo di scelta è? La prova, Enrico Fedele? Guarda, potrei approvarla, però ho un dubbio. Io credo che la squadra sia questa.
perché dobbiamo parlare dell'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che si difende a tre, e difendendosi a tre è molto forte sugli esterni bassi, che diventano delle ali. Atebor e Gosens sono di solito. Atebor credo che non giochi, ecco. Gosens gioca, l'altra non so a destra chi giochi, pare quel ragazzo che hanno preso adesso, ma chi è spingono, certo. Ora, che cosa succede? L'Atalanta ha un grave difetto, che gioca uno contro uno in difesa. Basta fare palla avanti, palla indietro o spizzicare e trovi la velocità, puoi farla male. Quindi io sono d'accordo per giocatori veloci e rapidi. Su che cosa io ho paura? Io non credo che giochi rischi comunque. Ho paura. Ma scusate, poi se tu hai due esterni bassi che sono a centrocampo, cioè di Lorenzo e Mario Rui, un po' di qualità al centro la devi avere, no, perché non deve giocare Zielinski. No. Allora, diciamo che il lato debole del Napoli diventa il lato di Mario Rui e Insigne, il lato di poca copertura, ed è il lato dove ci stanno un grande giocatore che parte col piede contrario, che è Ilicic. Sì, senti? Sì. E dietro Atebur che non gioca, o l'altro terzino. Quindi Insigne dovrà fare correre come contro Quadraro e Ilicic troverà un giocatore che è bravo nella proposta, ma non bravo nella delusione. Ecco perché forse io farei giocare più Isai a terzino sinistro come copertura su Ilicic. Questa è come la vedo io. Poi in mezzo al campo farei giocare il Bakayoko e Dembe e tre attaccanti. Sentiamo subito Leandro al telefono, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Volevo fare solo una domanda, vabbè, in generale. Sandro, non Leandro, problema, Sandro. Il problema del Napoli, alla fine, ogni anno manca sempre qualcosa, ogni anno stiamo sempre a ripetere le solite cose, i calciatori, queste cose qua. Il discorso è sempre quello là. Se tu vedi il Milan, Hernandez, quello di Sartalluo, ti fa 6-7 gol al campionato, roba che noi non abbiamo. Poi il fatto di Gattuso, che Gattuso, perché hai preso Gattuso, perché è un campione del mondo. No, no, perché non so che significato ha per presidente un campione del mondo. Scappa Benitez, scappa Sarri, scappa Rea, scappa Mazzarri, è scappato pure Ancelotti. Allora il problema è sempre quello là, ogni anno a noi manca sempre qualcosa, e punto e basta. Va bene, grazie Sandro. Sentiamo Fedele che ne pensa. Perché scappano tutti gli allenatori con De Laurentiis? Con De Laurentiis non è che si può andare d'accordo, però mai come questa volta. Neanche lei ci andava d'accordo, direttore. Neanche no, lei. Io non è che non sono andato d'accordo, ti dico la verità. Il mio primo impatto è stato un impatto un po' cruento, ma sai, me ne andai, perché sono fatto così. Dopo ci siamo rivisti una seconda volta, e la terza volta io l'ho apprezzato molto, perché lui è una persona così intelligente che nel primo acchitto ti aggredisce. Quando sa con chi ha a che fare, allora diventa amico e vuole colloquiare, cosa che ha fatto con me. Massimo al telefono, buongiorno. Buongiorno, sono Massimo da Como, lo chiamo spesso. Ciao Luca, ciao, un Massimo. Saluto al dottor Fedele. Allora, la tua domanda per Enrico Fedele, grazie. Allora, io volevo fare una considerazione con il dottor Fedele, la prima volta che ho piacere di parlare con lui, per vedere che cosa ne pensa. Secondo me Gattuso ha sbagliato in questo senso, cioè quando l'ultima intervista ha parlato degli atteggiamenti di De Laurentiis nei suoi confronti, secondo me ha avallato una decisione di De Laurentiis, perché fino a quel giorno si poteva pure pensare, i giocatori potevano pensare che erano solo delle invenzioni giornalistiche. A questo proposito volevo sapere, ma perché dobbiamo, scusami Massimo, però io non sono d'accordo, perché dobbiamo pensare che i giornalisti inventino le notizie, scusate, no io sto dicendo, dobbiamo imparare a non pensare, no, questo, non perché tranne ho capito, non ha detto questo, qualcuno potesse pensare che sono invenzioni, le invenzioni giornalistiche nel 90% dei casi non esistono. Sono d'accordo. Vai Massimo. Gianluca, ma forse ci siamo, io non ho detto questo, sto dicendo che se fino al giorno prima i giocatori potevano pure pensare che potevano essere degli spifferi, delle idee di alcuni giornalisti. Il fatto che lui con quell'intervista ha detto che il De Laurentiis si è comportato perché ha fatto capire che ha contattato altri allenatori, come se avesse levato l'ali dalla squadra. Cioè la squadra adesso fino a giugno
il mordente, la voglia, il carattere non può venire meno in seguito a questa dichiarazione di Gattuso. Questo volevo sapere da bene. Va bene, grazie Massimo. Io devo dire che quella notizia, scusatemi, è arrivata dal Corriere dello Sport e da altri quotidiani, non dal Resto del Vesuvio, che non esiste, quindi è un giornale che non esiste, quindi è arrivato da giornali quotidiani autorevolissimi. E non si può pensare che siano invenzioni giornalistiche o fake news. È la verità, punto. Allora, qua ve l'ho detto, esiste la professionalità, esiste lo strillone, esiste il pifferaio, esiste il giornalista, il quale diventa tale per milizia di tanti anni e per serietà. Chiaro? Io non ho mai visto un giornalista con la sua storia inventare una notizia, vedo dei pifferai, però direttore, le chiedeva Massimo, le chiedeva allora, secondo lui no, Gattuso ha come con le sue dichiarazioni ha avallato, ha confermato quello che era successo, insomma, ecco, vuoi la mia? Sì. Vuoi la mia? Ma vuoi la mia, sì o no? Sì, come no? Ah, Gattuso non è andato là perché adesso tutti lo stanno, diciamo, lodando, perché lui è un uomo sanguigno, è un uomo che ha detto pane a pane. No, Gattuso è stato furbo. Gattuso lo ha detto proprio per farsi cacciare. Gattuso ha detto questo per dire adesso mi devi cacciare tu, perché io non me ne vado, perché tu hai fatto questo, questo e questo, e si è scordato di quando era stato chiamato 7 giorni prima, che mandassero via Ancelotti, che avevano fatto anche un comunicato di dire c'è il nostro allenatore, intanto parlavano con Gattuso. Il nostro mondo è questo. E allora io dico, l'ha detto apposta non farsi cacciare, perché in questo momento a chi conviene farsi cacciare, una brutta parola, vabbè, per farci esonerare, a chi conviene? A Gattuso. Gattuso è in tutte le manifestazioni, quindi e mo mi devi cacciare via. Senti, una cosa, è direttore, una provocazione a mio giudizio. Direttore, c'è Antonio al telefono, però se chiede un altro amico, mi spiace, questa volta non mi sento di dare colpe a nessun giornalista, scrive scusate, i giornalisti dicono la verità, De Laurentiis dice la verità, chi ha detto che Giuntoli non lo metterà alla porta, dov'è veramente la verità? Giudicate voi poi a questo punto, cari amici. E poi c'è questo amico che le domanda in maniera secca, Fabrizio Dal Vomero: in caso di cambio in panchina, lei chi prenderebbe come allenatore, direttore? Io l'ho detto la settimana scorsa, ho parlato con molta sincerità dicendo che Gattuso doveva stare fino alla fine e poi dovevano interrompere, perché a me non piace, tu sei ancora giovane per me per guidare una squadra per certi obiettivi, è un po' confuso, è la prima volta che ho visto fare delle cose strane e quindi deve maturare, diciamo che deve maturare. Quindi per me il Napoli ha un obiettivo del quarto posto, le coppe non mi interessano proprio, che tu ne dica, perché il Napoli se non va nella Coppa dei Campioni al quarto posto o non vince l'Europa League, il Napoli perde altri 40 milioni, e a Napoli non vedremo mai nulla, sarà ancora il dimensionamento. Chi dice che Gattuso non ha firmato perché voleva che il presidente diceva guarda che noi facciamo una squadra ridimensionata, e gli avrebbe detto lo deve dire il presidente o se no non firma. Chi dice altre cose, in realtà oggi per me Gattuso può arrivare quarto per il scudetto. Io dico Federico come la penso io, al di là dell'offesa al presidente, dell'attacco al presidente, al di là non lo vedo maturo, nemmeno se piccio. Allora c'è Antonio al telefono, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere al direttore Fedele, direttore, io sono un grandissimo tifoso del Napoli, io farei qualsiasi cosa per il Napoli e voglio il bene del Napoli, ma secondo lei un allenatore che va appunto a fare un'intervista e dice io qui non sono a mio agio, poi dice vengono i 2 minuti me ne vado in Kuwait e per finire io mi sono comportato da persona corretta, lasciando sottintendere che c'è qualcuno che non si è comportato in modo corretto. Secondo lei, lui con queste dichiarazioni, a prescindere il gioco, ha fatto o no il bene del Napoli? Per me no. Assolutamente no.
Assolutamente. E allora io voglio dire una cosa, scusate, senza volerlo, De Laurentiis, chiamando gli altri allenatori, cosa legittima per un presidente, ha fatto il bene dell'ambiente, lo ha stabilizzato? Perché anche questa è una domanda da fare. De Laurentiis sono 7 partite che vede il Napoli in difesa. Ok. Nonostante che avesse vinto, e ha il dovere di salvaguardare il futuro. Ma qual è il progetto del Napoli? Scusi. Il progetto è quello di fare il quarto posto. Ho capito. E oggi ci può andare. In relazione all'allenatore, con questi comportamenti, allora, il progetto, le idee sono chiare? Le idee sono chiare? No, sull'allenatore è chiaro. L'allenatore ha finito ormai con Napoli. Cioè, se non dovesse essere così, allora siamo nella Repubblica delle banane, veramente. Ecco. Dite a Fedele che Gattuso non ha offeso nessuno, è stato un signore, scrive un amico. No, assolutamente no. I signori sono quando non si dice per televisione che ci vuole il veleno, i signori non si dice quando quelli che stanno e hanno gestito le società e vivono la società, non quelli che sentono e che non capiscono, perché io ne ho vissuti a decine di queste crisi. Non ho mai sentito un allenatore che dice abbiamo fatto 35 tiri però non riusciamo a segnare, ma dopo facciamo 6, facciamo 5, vabbè, ma siamo ma dica che non le è piaciuto quello che ha detto, ma non può dire che non è stato un signore. No, signore che significa? Signore è una persona di una certa etica. Allora l'etica, quando parla un datore di lavoro a un dipendente, a un direttore del personale, si chiudono nelle stanze e parlano. Se poi lui ce l'ha perché ha voluto mettere in piazza che il presidente ha parlato con altri, avrebbe dovuto farlo pure quando il presidente ha parlato con lui e teneva da Ancelotti. Ma direttore, però erano usciti sui giornali, quindi è stato lo stesso De Laurentiis a metterlo in piazza che aveva parlato con altri. Attenzione. Lo dici tu che ha detto De Laurentiis. E a chi lo ha detto ai giornali? Scusi. Non lo so, è capace dei muri. I muri? No, sì, direttore, sì. Non scherziamo. Il muro, non scherziamo. Nel calcio ricordatelo sempre. Vuoi far sapere una cosa? Parla negli spogliatoi e digli non la dite. Va bene, direttore, poiché qua ci vuole tranquillità per affrontare questo febbraio terribile. No, le chiedo subito l'ultima domanda, prego. Prima di salutarla. L'ultima prego. Domanda di un nostro ascoltatore. Prego. Dice, ma questa prego. Partita con la difesa a 3, le scrive questo amico, è una partita che il Napoli interpreterà in maniera difensiva per poi ripartire in contropiede. Bisogna sperare che Lozano insigni Napolitano. Vuole fare densità in mezzo al campo. Ok. Cioè vuole coprire, che cosa? Con 4, se non 5 giocatori, la zona centrale del campo, che è quella dove l'Atalanta palleggia. E vuole mettere in condizione l'Atalanta, che gioca, ripeto, addosso all'avversario nella fase difensiva, quasi all'olandese, a 1 contro 1, la velocità di Lozano, di Insigne e di Politano, e non sbaglia. Ma io non, guarda, io in questo momento voglio che Gattuso vinca tutte le partite, però alla fine dobbiamo essere amici, ognuno ne va dando la strada propria. Va bene, direttore Fedele, grazie. Buona giornata e ci sentiamo nelle prossime ore anche per la partita di stasera. Grazie ad Enrico Fedele, c'è Gigi Soriano in regia, andiamo in pubblicità tra poco, sapete chi c'è? Dobbiamo mettere i piedi nei posti giusti e stare attenti a dove li mettiamo, perché arriva il trappolaro numero 1, Gianni Di Marzio. Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. Rieccoci in diretta, 13:37 minuti primi di questo 3 febbraio 2021. Questa sera Napoli-Atalanta apre le due semifinali di Coppa Italia. Si gioca al Maradona alle 20:45. Radio Marte seguirà per 5 ore dalle 19:30 tutta la serata di grande calcio dedicata alla Coppa Italia a Napoli-Atalanta. Però ci scrive questo amico e scrive, secondo me, esprime un concetto corretto. Si chiama Lucio, scrive dal Vomero. E basta con le discussioni De Laurentiis Gattuso, la verità è che si sono demotivati a vicenda e la squadra e i tifosi soffrono, è la verità, perché poi alla fine qui non bisogna dare la colpa a nessuno, come al solito, come sempre, la verità sta nel mezzo, per cui le responsabilità sono sempre di tutti negli atteggiamenti e nei comportamenti avuti nelle ultime settimane. La cosa importante, l'unica certezza, è che la squadra è con Gattuso e Gattuso è con la squadra, per cui questo connubio forte, che è stato anche celebrato attraverso, suffragato dall'abbraccio dopo il gol di Politano contro il Parma domenica scorsa, potrebbe, diciamo così, rappresentare la svolta. Adesso vedremo se questo mese di febbraio sarà davvero la svolta su tutti e tre i fronti aperti per il Napoli di Gattuso. Adesso sapete che dobbiamo fare, dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi. I trappolari. Il filo diretto con Gianni Di Marzio.
Attenzione, attenzione, c'è Gianni Di Marzio, buongiorno. Ciao Luca, come stai? Come Luca? Mi hai cambiato il nome. Una volta Ciffuni, una volta Luca, adesso io. Presentati, non so. Sono Ciffuni. Grande Ciffuni, come stai? Che piacere. Ma tu sei un trappolaro. Puoi sperare che non sei uno di quelli che ha fatto le trappole a Gattuso, eh? Ah, non lo so, c'è qualcuno che ha fatto trappole a Gattuso? E questo devi dire tu, che no, ne no, sai. No, è perché tu hai parlato di trappole a Gattuso, io non. E nelle dichiarazioni di Gattuso pare proprio così. Ma tu anche tu fai parte di quel novero? Di quei due o tre? No, io ho appena detto che la verità sta nel mezzo, che non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. È legittimo il comportamento di De Laurentiis che chiama altri allenatori, ma il farlo sapere inevitabilmente contribuisce a destabilizzare l'ambiente. Certo, Gattuso probabilmente con troppo nervosismo e in maniera poco scaltra ha assorbito questo stato di cose e quindi si è sfogato in modo molto trasparente, molto chiaro. Ecco. Sì, vabbè, ma noi qua dobbiamo parlare del Napoli, perché tutte queste cose, queste chiacchiere dell'una e dall'altra parte vanno tutte a discapito della squadra, vanno tutte a discapito del Napoli. Io guardo solamente i fatti. Ma il fatto che la squadra sia con l'allenatore, e il fatto è stato suffragato anche dal braccio dopo il gol di Politano, e l'allenatore sia con la squadra, è sufficiente per affrontare nel migliore dei modi, dal punto di vista psicologico, questo febbraio terribile con le partite di Europa League, di Coppa Italia e di campionato, tra cui Juve e Atalanta? Ma sicuramente la squadra darà qualche cosa in più sul piano caratteriale, sul piano del temperamento, questo non si discute, perché sul piano umano forse si dispiacciono che l'allenatore è rammaricato per certe cose che sono avvenute, questo non si discute, ma il problema è un altro. La squadra si deve rendere conto che deve giocare in una certa maniera, deve giocare bene secondo i canoni che vuole l'allenatore, perché al di là possa piacere o non possa piacere, si vuole cercare un altro allenatore diciamo tra virgolette più che faccia un bel gioco, si voglia ritornare a vecchi amori, il problema è un altro. Il Napoli i risultati fino a questo momento li ha fatti e li sta facendo, per cui noi non ci dobbiamo fare di tutto per mantenerci in Champions, in zona Champions, abbiamo una partita in meno, c'è la semifinale di Coppa, per cui io voglio dire tutte queste cose portano negatività al Napoli. La squadra può dare il massimo, ma poi deve giocare bene in campo, deve dimostrare di applicare quello che vuole l'allenatore. E allora entriamo subito a gamba tesa sul modulo di questa sera, Gianni. Il Napoli questa sera sai come giocherà? Nel frattempo apriamo i telefoni allo 0816363. Giocherà così: Ospina in porta, tre difensori centrali, Manolas, Maximovic e Koulibaly, quattro centrocampisti e tre attaccanti, 3-4-3, così come ha chiuso la partita col Parma. In difesa Manolas, Maximovic e Koulibaly, a centrocampo giocheranno da destra a sinistra Di Lorenzo, Bakayoko, Zielinski e Mario Rui, quindi in pratica diventa un 5-3-2, un 5-4-1. In attacco Politano a destra, Insigne a sinistra e Lozano al centro, falso 9. Ti piace contro l'Atalanta questo tipo di impostazione? Difesa a 3? No, ma guarda, l'Atalanta è una squadra che gioca molto con la mentalità europea, è una squadra fisica, è una squadra che gioca sempre con la trazione anteriore, sempre all'attacco, sempre in verticale, molte volte gioca l'uno contro uno, non fa raddoppi di marcatura, giocano a 3 dietro, giocano un 3-4-1-2, adesso stiamo dando i numeri e chi ci ascolta forse può intendere che noi se ci spieghiamo bene o male, ma stiamo dando troppi numeri. La realtà è che la Atalanta è una squadra forte. Però il Napoli giocherà a specchio, quindi Gianni, stasera con la difesa a 3. Ma giocherà a specchio, ma questo è un modo nuovo che poi si devono sacrificare specialmente sugli esterni a rientrare, perché se non chiudi bene gli esterni, questi sono forti, ti fanno male, capito? Vengono molto sulle fasce laterali. E poi, se vogliamo, la vera punta di questa squadra è Zapata, Pessina e Ilicic gli stanno dietro, capito? Quindi anche loro in mezzo al campo sono messi bene. E io ti ripeto, credo molto nel 4-3-3 del Napoli. Ho sempre sostenuto, il Napoli deve giocare... ho capito, ma perché stasera gioca col 3-4-3 secondo te?
interpretandolo da allenatore, Gianni, cosa vuole fare? Vuole difendersi e ripartire in contropiede, per esempio? E se riparte bene non sarebbe una scelta sbagliata, con Lozano, Politano, Zielinski. No, anche perché avanti tiene gente veloce, gente rapida, ma devono attaccare lo spazio, quello che lo attacca lo spazio, se non sbaglio, è solamente Lozano. Insigne la vuole sempre addosso per saltare l'uomo, per scaricarla dietro. O per anche Politano, dai, lo attacca lo spazio. Non o per cercare un po' lungo, dalla parte opposta Politano lo stesso con la palla tra i piedi per rientrare su sinistra e tirare in porta o mettere la palla dentro a un compagno. Quindi ti ripeto, questi sono giocatori che devono al momento con questo modo sacrificarsi, che se non ti sacrifico questi qua, dall'altra parte hai gente che sulle fasce ti possono far male. Però va bene così, se l'allenatore ha deciso così, ha studiato questo modulo, staremo a vedere. Certo, è un doppio incontro, non è che stasera è finito tutto. Certo. Però insomma, sai, stasera si gioca a Napoli, quindi Napoli dovrebbe cercare di valorizzare al meglio. Ma caro Gianluca, questo campionato anomalo non c'è più il discorso di giocare in casa e fuori casa. Certo, sì, è vero. Molti risultati, molti due, vengono dalle squadre in trasferta che vincono. Non è che tu vai a giocare a San Paolo, ci sono 50, 60, 70 mila spettatori che contano, che ti soffiano dietro, che veramente il dodicesimo uomo in campo, lo sappiamo tutti. Giovanni al telefono, Gianni, c'è uno che si chiama come te e ha già messo i piedi nel posto giusto. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, mister, sentite un po', sono amico, ho messo il telefono a Croll, a Damiana, via Ricciardo, dopo Pusino. Lei mette i telefoni, Giovanni? Lei mette i telefoni, dico? L'ho messo a tutti i giocatori, era amico di Vicenza, lei che teneva a scuola calcio, non fa l'oggetto. O mister sapeva tutte cose, basta che dire. Ma perché in stand sit fanno queste critiche a cattura? A me mi spiace. Non si fa mai non sa da fare mai il nominativo. È uno del canale 21. Chi se ne ha dai. Ma che se... Allora siamo presidente che se ne ha dai chi sa chi. Ma stiamo vicino poco sì. Ascoltiamo la cosa a mister Di Mazza, che stava più gli altri. Ma stiamo vicino poco. Tutto quanto fanno allenatore, tutto quanto i giocatori. Mister, ci stanno le poche sì. Io ho messo il telefono a vostra sorella via pare con un solillo a pianura. E allora Giovanni, grazie per essere stato con noi. Giovanni è storico e mette i telefoni. Caro Giovanni, te lo ricordi Giovanni? Sì. Ma uno è uno serio, vedi, uno che vuole bene al Napoli, perché pensa ai fatti, basta queste chiacchiere, avanti, finiamola. Ma lasciamolo fare, facciamo lavorare in pace, aspettiamo la fine. Se non è andato bene, allora, se non piace come gioca la squadra di Gattuso, se non ottiene risultati, è anche giusto che la società cambia. Come giusto adesso, che evidentemente il presidente non era soddisfatto del gioco della squadra e ha cercato gli altri. È sbagliato. Senti Gianni, ma tu sei un bravo allenatore, sei stato un ottimo opinionista. Sono stato un bravo allenatore, quello che ho potuto vincere l'ho vinto. Ma sei bravo anche a lanciare la pubblicità? La pubblicità di Gianluca Giffoni? No, di Radio Marte. Se questa è la tua trasmissione, pubblicità, sicuramente è così. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. I Trappolari. Il filo diretto con Gianni Di Marzio. Eccolo qui Gianni Di Marzio, buongiorno Gianni. Ciao Giffoni. Grazie, stiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Luca, ciao a te, tutto lo staff di Radio Marte, buon pomeriggio. Allora, io e mia sorella dalla via della veterinaria, la salutiamo anche Raffaella, anche se n'è andato. Complimenti per la trasmissione, ma sempre forza Napoli, forza Gattuso, nel bene e nel male. Napoli, 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 i ragazzi della curva B. Oh, Rosaria da Napoli, Vomero, quartiere Vomero. Ciao Rosaria, ragazzi. Grazie. Fabio al telefono, buongiorno. Fabio? Buongiorno, domanda a mister Di Marzio. Eccolo. Senti, grazie Fabio, dimmi. Mister, perché insistere con questo 3-4-3 con due a centrocampo, visto che con il 4-3-3 abbiamo avuto risultati molto convincenti anche in termini di gioco? Grazie Fabio, grazie. E allora perché insistere col 3-4-3 che ha giocato, con cui il Napoli ha giocato nell'ultima mezz'ora con il Parma, domenica, che poi diventa un 5-4-1 Gianni, perché Di Lorenzo e Mario Rui in fase di non possesso sono sulla linea dei tre centrali, per intenderci. Ma evidentemente si teme la forza fisica e atletica
dell'Atalanta che giocano sempre in verticale, sempre in avanti, quindi sostanzialmente lui preferisce avere un uomo in più sul piano difensivo, considerando però che Di Lorenzo fa molto bene la fase offensiva, ma quella difensiva anche lui è migliorato molto, però è carente. Dall'altra parte Mario Rui, pure lui la fase difensiva è carente, allora credo io che si sia voluto cautelare mettendo, diciamo, una coppia a destra e una coppia a sinistra come se fosse un 4-4-2, ma adesso diciamo che si è cautelato e cerca di giocare sulle ripartenze, sulla velocità di Lozano, di Politano e dall'altra parte con Insigne. Questo è fuori discussione. In mezzo al campo cerca di avere due giocatori, diciamo, come Demme o Bakayoko, che a turno si possono alternare davanti ai difensori a fare un po' da dire, sperando, io dico, spero che non vanno tutti e due avanti, che se vanno tutti e due avanti saltano gli equilibri, quindi ogni zona del campo deve essere coperta, e credo che in questa maniera qua lui abbia studiato la partita e ritiene di farla così. Rosario ci scrive, ci chiede quando ci sarà il ritorno di Coppa Italia. Il 10 febbraio, cioè mercoledì prossimo a Bergamo. Forza Gattuso e forza Insigne, scrive Rosario, mentre Antonio è già al telefono con noi. Antonio, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, buongiorno Gifuni, buongiorno al grande grazie Di Marzio. Anche ormai tutti Gifuni con due F, perché Di Marzio fa scuola e quindi vai Antonio. Ma non è bello, che volevo fare una domanda. Volevo fare una domanda a Di Marzio, il grande allenatore, esperto di calcio. Come mai mister Gattuso, avendo due giocatori di ruolo come attaccanti, Petagna e Osimhen, far giocare Lozano prima punta, dove rende di più, dal mio avviso, esterno alto a destra, il suo ruolo, come ha fatto anche con Isai, facendolo giocare a sinistra, avendo Mario Rui e Gulam in panchina. Non lo so. Grazie Antonio, grazie. Perché Lozano prima punta quando ci sono Petagna e Osimhen, che non è in condizione Osimhen, non è in condizione ancora. Ma io credo che in questa maniera qua lui voglia cercare di entrare con giocatori rapidi centralmente, capito? E specialmente siccome loro giocano con, anche loro a tre dietro, e gioca Romero che fa il centrale difensivo, lui cerca di buttare Lozano centralmente su qualche palla lunga per andare a rete più facilmente. Cioè Gianni, parliamoci chiaramente, il Napoli si vuole difendere, rubare palla e ripartire in contropiede, questo l'impostazione è questa, insomma, è molto semplice. Sì, però non è che si vuole difendere, si cerca di cautelarsi, non è che si vuole difendere, però contro l'Atalanta che ha fatto ben 45 gol, se non mi sbaglio, adesso io non sono documentato, ma è una squadra che gol li fa a valanga, voglio dire, ed è una squadra molto pericolosa. Secondo me a Napoli 45 gol, non sbagli mai, 45 gol. Sì, ma cerco di memorizzarlo. Mia moglie dice che mi ricordo solo le cose di calcio, le altre cose me le dimentico tutte. Però il Napoli ne ha segnati 43, quindi siamo lì, Sì, siamo lì, ma questo non si discute. Il Napoli anche fino a due domeniche fa aveva anche la migliore difesa del campionato, quindi giocando bene o giocando male, a chi piace e a chi non piace, il Napoli teneva la migliore difesa del campionato, quindi voglio dire, questo era un campionato anche alla portata del Napoli per cercare di inserirsi nella lotta più tranquillamente per la Champions, capito? Perché la US viene avanti piano piano, incomincia a carburare anche loro, nonostante i difetti che tengono al centrocampo, hanno recuperato Alexander, eppure loro si mettono a tre, ma in effetti sono a cinque. Ecco, Gianni, un po' di messaggi, perché questo amico scrive: Gattuso ha adottato le stesse modalità del presidente De Laurentiis, che usa il pubblico per parlare. Poi Totore da Bacoli scrive: Gattuso, faccia parlare il campo, perché è pagato per questo. Benvenuto al telefono, si chiama Benvenuto, ma è anche Benvenuto. Due volte Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a te e saluti a tutti, in particolare al dottor Di Marzio. Grazie per il dottore. Grazie, dimmi. Mister, lei è stato sempre un grande per me. La seguo anche a Canale 21, quando è possibile. No, la mia domanda è una, molto semplice. Nei tempi di Diego andammo a prendere Romano e vincemmo lo scudetto. Romano giocava in Serie B. Triestina. Sì, esatto. E andammo a vincere il campionato. Perché il nostro presidente attuale, sia con Mazzarri, con Benitez e con Sarri e attualmente con Gattuso, non ha comprato quell'elemento che serviva al momento giusto a gennaio?
grazie, l'ha venduto, benvenuto. Giorginio l'ha venduto. Giorginio non era come Romano, e l'ha venduto. Hai capito? L'ha venduto 60 milioni, attenzione. Vabbè, 60, 70, 80, se tu vuoi fare la squadra lo pagò 6 milioni e mezzo e lo ha venduto a 60. Attenzione, una plusvalenza spaventosa. Ho capito tutto quello che ti pare, ma se tu vuoi fare una squadra che deve lottare ogni anno per il primo posto, i migliori giocatori te li devi tenere. Certo. Allora, guardiamo quelli che ogni anno hanno vinto più di noi. I giocatori buonissimi se li tengono. Tu se devi pigliare 60 milioni, non c'entra qui. Tu devi comprare bene. Va bene, Enzo al telefono, buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno al dottor Di Mazio e al conduttore. Allora, io volevo fare una precisazione relativamente a tutto quello che è successo in questo, da un mese a questa parte a Napoli, e diciamo anche con il conforto del dottor Di Mazio, se è d'accordo con me, che noi a Napoli siamo sempre punto e da capo. Perché? Perché è tutto in mano a De Laurentiis, il quale è un grande stratega, ma è molto grezzo. Nel senso che lui le cose le fa, ma non le sa fare, perché giustamente, come diceva il dottor Gifuni, lui ha tutto, diciamo, il diritto di contattare altri allenatori se si rende conto che l'attuale allenatore non sta fornendo i risultati. Ma si dipende anche come si fanno. Però se lo fai sapere, perché hai un attimo di sfogo, destabilizzi l'ambiente, come è successo. Esattamente, dottor Gifuni. Esatto. Questo, diciamo, la struttura societaria è fondamentale nel processo di crescita, l'organigramma è fondamentale. Enzo, vai a chiudere, aspetta Gianni, Enzo vai a chiudere, sì, perché no, così dico soltanto rispondere. Questo, siete bravissimi, grazie che mi fate sempre compagnia, e il dottor Di Marzio è splendido. Grazie, perché è ha una preparazione e poi è un grande, non ci dice i nomi dei giocatori che conosce. Ciao Enzo, caro Gianni. Allora Enzo ha ragione, dice De Laurentiis può contattare altri allenatori, non so se è successo a te, è successo a te mentre era allenatore, vero? Sicuramente che li può contattare, come ha contattato Gattuso quando c'era Ancelotti. Però farlo sapere forse non è il caso. Molta discrezione. Poi perché deve contattare lui? C'è un direttore sportivo che gli fa telefonare, perché poi gli stessi allenatori che lui ha contattato se la cantano, per usare un termine calciso, parlano, dicono, alzano i telefoni, mi ha contattato Tizio. Magari gli stessi allenatori contattati hanno chiamato Gattuso per dirgli mi ha chiamato De Laurentiis, lo sai? Perché Allegri, per esempio, Allegri, che è stato allenatore di Gattuso al Milan, certamente sono amici, quindi se De Laurentiis si chiama Allegri avrà chiamato Gattuso per dirgli guarda, mi ha chiamato. Questo lo stai dicendo tu? No, sto immaginando che possa essere accaduto. Ma non lo so, allora io sono nel mondo del calcio e so tutto di te e di più, senza offendere, senza presunzione. C'è pure qualcuno della carta stampata che è stato a servizio e a mettere delle cose obiettivamente che vuole la società. Questa è la verità, onestamente. Non è fatto bene per la squadra e per la città in un momento che ci stanno i risultati a favore dell'allenatore. Come ti dicevo, mi piace o non piace? Bisogna aspettare la fine del campionato, punti a capo. E poi queste cose qua, va tutte a discapito del Napoli, bisogna parlare meno tutti quanti, bisogna parlare meno. E allora lasciamo parlare il campo, lo farà stasera il Napoli contro l'Atalanta. Caro Gianni, allora qui ormai tutti scrivono grande Gifuni, ciao Gifuni, e mi scrivono tutti Gifuni con due F, e quindi ormai hai coniato un nuovo cognome, e con questo ti saluto, sì, ti abbraccio, ti auguro una buona giornata, una buona partita stasera, ci sentiamo venerdì per commentare la partita di stasera, e per sarà già vigilia di Genoa-Napoli, quindi apriremo anche le porte alla nuova giornata di campionato con Gianni Di Marzio. Grazie, grande Trappolaro, ciao. E attenzione a dove mettete i piedi con Gianni Di Marzio, mentre invece tra poco attenzione a dove andate, e non spegnete la radio, perché stanno arrivando gli amici e i parenti di Gaetano Gaudiero con Very Good, l'assembramento di Radio Marte del primo pomeriggio. L'assembramento vietato, vietatissimo, sarà con voi tra pochissimo, dopo Marte Sport Live, voce dei protagonisti. Grazie a Gigi Soriani e a Mario Palligiano in regia, a voi per la cortese attenzione, da Gianluca Gifuni con simpatia. Buon pomeriggio, ci sentiamo stasera dalle 19:30. Una grande notte dedicata alla Coppa Italia e a Napoli Atalanta, qui come sempre su Radio Marte. Marte Sport Live.